e torniamo come per incanto sui tagli, non di Fontana, ma sui tagli alla spesa pubblica, mentre Fontana, che è il nostro arcivescovo, nostro anche tuo Filippo, anche mio. Per dissipare le tue nebbie parlerò oggi di San Donato, l'unico santo al quale non si guarda in bocca, no, quello è Cavallo. No, ma c'è una questione grossa. Per San Donato l'inverno è nato, che in arrittino dicevano per San Doneto l'inverno è netto. L'inverno è l'autunno dove è andata a finire. Bisogna ricordare dal punto di vista linguistico che San Donato è nel periodo ipotetico. Cos'è il periodo ipotetico? Quando dal latino si passa all'italiano e vengono fuori parole come queste, da cui si capisce perché manca l'autunno in questo proverbio. Una parola è una seminaristi, che vuol dire seminaristi? Un'altra femminile, seminariste, seminaristi, seminariste, che c'è di mezzo? Che allora questa sessuofobia della Chiesa, per esempio, non c'era, c'erano i seminaristi e le seminariste. C'era anche seminarasta, che erano i rasta che seminavano le piante di coca. Certo, che sarebbe poi il futuro di questa città, di tutto il mondo nuovo, dove si va avanti con una collaborazione, insomma, ragazzi e ragazze insieme, seminariste e seminariste, che era la grande novità di San Donato. Quindi impariamo veramente a rinnovarsi, a reinventare, altrimenti finiremo come i pulcini d'Arezzo, sono questi. E tu hai scritto questa nebbia? Ormai non si campa più. Subito in piazza comprai pulcini. Manco poco mi scignono. Ma quanto dura sto nervosismo tui mercati? Uno per guardarti inciampato, cioè, ma ti spiace, non l'hai visto. Nebbie. Da San Francesco con i giapponesi sconvolti dalla nostra presenza. Guarda, Luca, girati, fa niente, non si vuole girare. C'era giapponesi che non mi cance bombardano. Testa di cazzo. Ma noi siamo già arrivati su Marte. Sì, ma che Marte. Il futuro d'Arezzo. Ah, certo. Io arezzerò, tu arezzerai, egli arezzerà una chiesa su Marte.